Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, in questa messa prefestiva cominciamo ad entrare dentro questa importantissima solennità che è un momento clou del tempo di Natale, perché è l'episodio in cui appunto i magi adorano il bambino Gesù. Epifania è termine che deriva dal greco e significa letteralmente manifestazione. Manifestazione di cosa? Attraverso il gesto dell'adorazione dei magi si manifesta che quel bambino nato a Betlemme non è un bambino come tutti gli altri, ma il figlio di Dio fatto uomo. Quindi si manifesta la divinità di Cristo e al Signore è dovuto il gesto anche esterno, la mostrazione dell'adorazione di questi grandi personaggi. Io per questi momenti, così come ho fatto per Natale, vorrei meditare sulla figura dei magi, sull'adorazione dei magi con gli scritti della serva di Dio Luisa di Carreta, che sono bellissimi, e dove è Gesù stesso, è una rivelazione privata che parla, che racconta gli episodi della sua nascita, e proprio questo dell'adorazione dei magi, in due momenti distinti che userò come due momenti principali di questa solennità su cui metteremo insieme. Ora vorrei soltanto fare una piccola attenzione, perché adesso non so che aria tira qui a sermonità, ogni tanto faccio un pochino di sarcasmo amaro, perché tutte le feste più belle e più importanti sono state in qualche modo laicizzate, banalizzate oppure accaparrate da parallele e a volte non troppo consone queste vita laiche. Io fino a prima di entrare al seminario, per me il 7 gennaio era la Befana, d'accordo? Il 7 gennaio era la Befana. A Natale c'era Babbo Natale, quindi tu ci abbiamo fatto secche le epifanie, e quando ero piccolo ancora non esisteva Halloween, perché poi c'è stata la festa dei Santi che è stata fatta secca, adesso la Halloween, quindi Halloween, la Babbo Natale, la Befana. Poi c'era il Carnevale fa secco prima del tempo la Quaresima. Sapete, il Carnevale nacque proprio come, siccome una volta le Quaresime la Chiesa stava già ricordando, non era come adesso, che non si mangia la carne venerdì, la Quaresima tanto tempo fa è l'astinenza della carne per tutti i 40 giorni, più non so quanti digiuni in Quaresima, quindi siccome la Chiesa te la faceva scontare, se te faccio vedere io, prima che inizia la Quaresima la facciamo in bagordi, purtroppo il Carnevale è nato così, è nato, vedete. Poi Pasqua, Natale dove tu è Pasqua con chi vuoi, Pasqua si continua da tutte le parti d'Italia, io veramente con un piccolo del trito pasquale, che c'è un'età abbastanza avanzata, la veglia di Pasqua, c'è molta gente che non sa manco cosa sia, se non magari vede il Papa, il Vaticano. Poi 15 agosto è Ferragosto, e così abbiamo fatto tutte le feste comandate, le abbiamo tutte quante, ecco, uno passa a Roma si dice, se ride per non piagne, d'accordo, però se uno fa attenzione, siamo anche al messaggio, diciamo, che viene dato ai ragazzi, ai figli, no? Ai bambini, che Babbo Natale e la Befana, quindi si passa, cioè un tempo le diceva che i doni ti riporta Gesù il bambino, e poi il 6 gennaio i doni ti riportano i re magi, cioè ti riportavano a Gesù, e quindi, capite, sono tante piccole cose, però come la vita quotidiana tra di noi è fatta di tante piccole cose, così anche la trasmissione della fede è fatta di tante piccole cose. Noi, io ho già detto a Natale che adesso hanno fatto la legge sull'eutanasia, ecco, qui nei confronti del cristianesimo è da una settantina, ottantina d'anni che ci stanno facendo l'eutanasia, quindi la stanno spegnendo piano piano la fede nei nostri cuori, giorno dopo giorno, togli questo, togli quell'altro, prima qualcuno dava questo, quell'altro, e tu praticamente ti ritrovi che sei diventato quasi ateo, anche se non è ammissa, non sai manco come è successo. Questa è un'eutanasia della fede, ecco, non voglio adesso. Concentriamoci adesso su immagini che forse è meglio, che fanno vedere, bellissima questa prima meditazione, chi sono queste immagini e come hanno fatto ad arrivare. E come sapete, che una piccola introduzione, le immagini erano veramente dei grandi dell'Oriente, grandi potenti, erano dei re, hanno fatto migliaia di chilometri per arrivare lì, mossi veramente da questa stella. Tra l'altro adesso non c'è tempo per approfondire, hanno fatto degli studi scientifici e questa stella è sorta veramente dentro di magi, quindi è stato veramente un astro luminoso documentato per l'epoca in cui
le fonti dicono essere nato Gesù, quindi non è una favola, d'accordo, o un mito. Allora, cosa dicono questi scritti su cui concludiamo le nostre riflessioni? Gesù dice così: poi vennero i magi ed essi mi servì per manifestare ai popoli la mia venuta sulla terra. Quello che abbiamo detto, attraverso la donazione dei magi il mondo sa che Dio è sceso sulla terra. La stella fu vista da tutti, fu un fenomeno pubblico, eppure tre solo si muovono, fanno attenzione alla sera. Che significa questo fatto? Ciò dice che tra tutti solo loro possedevano un certo dominio di loro stessi, che formando un posticino di vuoto nel loro interno, oltre alla vista della stella, e la videro tutti, sentirono la mia chiamata che faceva l'eco nel loro interno, e non curando né sacrifici, né dicerie, né bulle, partivano per un punto ignoto. Poi ci torniamo meditando qualche piccolo passaggio. Nulla curando, dominando loro stessi, seguirono la stella unita alla mia chiamata, che più che stella parlante risuonava nel loro interno, li illuminava, li allettava e diceva tante cose di colui che dovevano visitare. Ed essi, ebbri di gioia, seguivano la stella. Vedi dunque che se per il gran dono dell'incarnazione ci voleva una vergine che non avesse volontà umana, Madonna ha fatto sempre solo la volontà di Dio, che fosse più di cielo che di terra, per manifestarla agli uomini ci volevano, attenzione, uomini che avessero il dominio di loro stessi, che formassero quel poco di vuoto nel loro interno per far risuonare l'eco della mia chiamata. Ma quale non fu la loro sorpresa nel vedere fermarsi la stella non sopra una reggia, ma sopra una vile capanna. Non sapevano che pensare, si convinsero che c'era un mistero non umano, ma divino. Quindi si animarono di fede ed entrarono nella grotta, e inginocchiandosi mi adorarono. Attenti, e come piegarono le ginocchia, io mi svelai e feci trasparire dalla mia piccola umanità la mia divinità, e mi conobbero che ero il re dei re, colui che veniva a salvarli, e loro pronti si esibirono a servirmi e a mettere la vita per amore mio. La mia volontà si fece conoscere e li spedì di nuovo nella loro legione per farli essere in mezzo a quei popoli i banditori della mia venuta sulla terra. Vedi dunque quanto è necessario il dominio di se stessi e il vuoto nel cuore per far risuonare la mia chiamata ed essere idonei a conoscere la verità e a manifestarla agli altri. È bellissima questa considerazione. Se uno legge, tanti padri della Chiesa hanno fatto omelie simili a questa sulla visita dei magici. Cosa hanno fatto? Qual era la differenza tra questi uomini e gli altri? Il dominio di se stessi, tre volte ripete giù questa cosa, e il vuoto nel loro interno. Sulla stella l'hanno vista tutti, ma i magi, vedendo quella stella, si sono sentiti interiormente muovere a dire: seguila e vedrai dove ti porta. E vedete quando Gesù dice: non curando sacrifici. Rendiamo conto che significa fare un viaggio dalla Tallina, dalla Persia alla Terra Santa 2000 anni fa. Abbiamo sentito nella prima lettura la storia di Domitrale e di cammelli per andare ad adorarti. Immaginate quando sono entrati questi in Gerusalemme, a Betlemme, no? Insomma, era una corte di re, 100-200 persone al seguito, probabilmente forse anche di più, capite? E immaginate, dove vai? Dobbiamo andare a seguire il re di Giudea perché è nata la stella. Forse a quei tempi non esistevano i telefoni, nessuno ha chiamato il 113, no? Immaginate insomma le reazioni delle persone circostanti, no? Non importa niente, né delle dicerie, né delle bulle, partivano con un punto ignoto. Ecco, questa è una cosa fondamentale, cioè per incontrare Gesù ci vuole il dominio di noi stessi, cioè la capacità di essere presenti e padroni dei nostri atti, e quel vuoto interno nel cuore, questo l'ho detto anche a Natale, cioè creare quelle situazioni di silenzio esteriore ed interiore dove noi possiamo sentire la voce di Dio, altrimenti non si sente, e se non la senti non ti muovi, e se non ti muovi non lo incontri, se non lo incontri non lo conosci, se non lo conosci non lo ami, non lo serve. C'è questa sequenza, quindi la prima cosa è l'apertura del cuore. Come questi fecero un posticino di vuoto nel loro cuore, così ricordiamo che a Betlemme sono anche in una stalla perché non c'era nessun posto in nessun albergo. Vedete come si richiamano, no? Nasce in una stalla perché non c'è posto in nessun'altra parte,
uomini che vengono da lontano mi conoscono perché hanno aperto un posto nel loro cuore. L'altro punto molto importante, concludiamo, è che dentro una stalla a volte il Signore si trova lì dove meno ce lo aspettiamo e bisogna andarci. Veramente questo, chi ha incontrato il Signore a volte sa che attraverso le circostanze più impensate lo si può trovare, no? Io ho raccontato altre volte, sapete che molte mie cose vanno online, molte cose che faccio sono sui canali YouTube, a me c'è stata gente che mi ha raccontato, io ho fatto intanto una serie di catechesi a suo tempo sui 10 comandamenti, come si parla anche del 6° comandamento, della castità, della purezza, eccetera, eccetera, io venni a sapere che una persona si era convertita ascoltando la mia catechesi sulla purezza, perché però era andato su YouTube a cercare, capito, le cose contro la castità. E anziché uscire un video brutto, è uscita la facciola di Don Leonardo che parlava della castità, immaginate tutte le facce che faceva mentre stava sentendo, è arrivato fino alla fine e quel giorno, capite, tu puoi immaginarti che il nostro Signore ti aspettava su YouTube nel 2017, che, capito, mentre tu stai facendo una ricerca di questo genere, che anziché trovare quello che cerchi trovi una predica sulla purezza. Signore si può nascondere anche lì, altro che la capanna di Betlemme, no? E l'ultima cosa è che quando lo vedono, attenzione, piegano le ginocchia, allora è importante il gesto dell'adorazione esteriore. Io ricordo, ecco, noi tutti vogliamo tanto bene a Papa Francesco, ma chi era tanto, come dire, quasi fissato su questo gesto dell'adorazione era Papa Benedetto, no? Quello che fece per primo mettere in ginocchio voi per fare la comunione che tuttora c'è in Vaticano, no? E ci scrisse anche tante cose su questo gesto proprio dell'adorazione che oggi non sembra essere smarrito, ma sentiamo che dicono: come piegarono le ginocchia, io mi svelai. Cioè, quando loro compirono il gesto esteriore dell'adorazione, Gesù ha fatto partire un raggio da se stesso e gli ha manifestato la sua divinità. Quindi, se non si fossero inginocchiati, non avrebbero conosciuto la divinità di Cristo. Quindi, il gesto esteriore che noi facciamo quando siamo in chiesa, quando passiamo davanti al tabernacolo, quando c'è la consacrazione, e chi vuole, qui chiaramente non siamo in Vaticano, quindi è facoltativo, quando fa la comunione, è un gesto che apre le porte al Signore per manifestarti il peso grande, la bellezza della sua divinità. Le pagine che scrisse a suo tempo Benedetto XVI su questo sono bellissime: l'adorazione come il punto massimo, come il punto in cui la nostra miseria terrena si incontra con la maestà divina. Quindi io mi abbasso e Dio scende. Se io non mi abbasso, quindi cerco in qualche modo, Dio si allontana. Quindi l'uomo che rifiuta di piegare le ginocchia davanti a Dio, Dio non lo incontra. Perché nel nome di Gesù, dice San Paolo, ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra e sottoterra. Ecco, queste sono soltanto delle suggestioni, però mi sono molto molto belle. Quindi creare i vuoti del cuore, seguire quando il Signore ci chiama, i richiami della grazia, che sono sempre molto molto delicati, molto delicati, essere consapevoli che il Signore ci incontra dove Lui sa e dove Lui vuole, basta che noi teniamo le porte del cuore aperte, e quando stiamo davanti a Lui non avere paura, non vergognarci anche di adorarlo, sapendo che quando faremo questo la sua divinità si manifesterà pienamente a noi, il nostro cuore sarà pienamente confermato nella fede, nella divinità di nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore. Chiediamo a Maria Santissima, che è la grande adoratrice del Signore, che ci aiuti a vivere santamente questa epifania, che nel gesto che faremo con questa tradizione in tutte le messe del Pascio Gesù Bambino, di rinnovare la nostra adorazione e il nostro desiderare che Lui solo sia il Signore e il re della nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.